Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni e vi ricordo che oggi non c'è Francesco in radio. Questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che ormai va in onda da oltre 10 anni nei microfoni di questa radio, e io sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. E io sono meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Molti mi hanno chiesto cosa significa tutto questo. Tutto questo non sono dei titoli, ma sono degli intenti. Cioè praticamente non rappresentano dei titoli che io mi sono attribuito, ma rappresentano gli intenti che io perseguo nel fare ciò che faccio. Per cui non è una questione tipo dottor Tizio, dottor Caio, e io faccio apprendista stregone, guardiano dell'anticristo e meccanico. Cioè non sono dei titoli, sono i miei intenti, cioè ciò che io perseguo nel fare magia, stregoneria e paganesimo. Va bene, detto questo, vi ricordo allora che sabato 24, cioè dopodomani, presso il Bosco Sacro di Jesolo terremo il rito, la celebrazione del giorno pagano della memoria. È una celebrazione, un ricordo, che è stato istituito dalla Federazione Pagana in agosto dello scorso anno e che via via ha aggiunto qualche idea, nel senso che non è un progetto definito, ma è una costruzione di quella che è una memoria storica, una memoria finalizzata proprio alla costruzione della libertà dell'uomo, alla rappresentazione degli dèi e a ricordare ciò che è stato, ciò che potrebbe essere, ciò che non è e ciò che sarà. In pratica ciò che è stato fu l'avvento del cristianesimo come errore e distruzione dell'uomo, l'uomo ridotto ad oggetto di possesso. Questa attività fatta dai cristiani è stata un'attività distruttiva, una macellazione di popoli, di individui, di scelte, di distruzioni. Oggi noi scavando troviamo qualcosa di antico, ma quello che c'era di antico è stato sistematicamente distrutto dall'avvento del cristianesimo, proprio per distruggere la società, distruggere i suoi simboli, distruggere gli uomini, bruciarli, torturarli. E poi nell'orrore cristiano via via si sono accese varie luci, si sono accesi vari fuochi nei cuori degli uomini e hanno ricominciato a ricostruire la libertà dell'uomo, portare fuori l'uomo dall'oscurantismo e costruire quelle che sono le società moderne. Una costruzione che non è finita, non è definitiva, non siamo al meglio, perché non esiste il meglio, come non esiste un modello, non esiste una società perfetta, non esiste nulla di perfetto, di definitivo, ma si tratta di rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono all'uomo di costruire, di divenire, di trasformarsi in armonia col mondo. E questo in contrapposizione a forze che invece lo vogliono sottomettere, lo vogliono distruggere, lo vogliono trasformare in un oggetto che si possiede, un oggetto da gestire. Ebbene, il giorno pagano della memoria serve per ricordare tutti questi sforzi, quanti ne è stato fatti, quanti ne abbiamo subiti, quanti sforzi sono stati fatti per costruire le stesse costituzioni dei paesi civili che abbiamo adesso, che sono costituzioni, vi ricordo, nate tutte in antitesi alla monarchia assoluta, come voluta dal cristianesimo, come imposta dal cristianesimo. C'erano sì già dei modelli precedenti, ma quello che noi abbiamo come monarchia assoluta, cioè il re che fa i miracoli perché lui è re per volontà di Dio, no? C'è la volontà di Dio che si esprime nel re, che si esprime nel papa, che si esprime negli oggetti che ti costringono a essere in ginocchio, no? Cioè quel tipo di visione del mondo, quel tipo di assolutismo che penetra nelle emozioni, va a distruggere il cuore degli uomini, e noi l'abbiamo solo con l'avvento delle religioni rivelate e del cristianesimo, del cattolicesimo in particolare in Italia. Il giorno pagano della memoria viene istituito al fine di ricordare tutti coloro che furono massacrati dalle esigenze cristiane di imporre il loro Dio. Viene istituito per ricordare la distruzione delle società civili operate dai cristiani. Viene istituito per ricordare la necessità degli uomini e della società di uscire dall'orrore dell'ideologia cristiana.
Questo giorno vuole rendere onore a chiunque fu travolto dall'onda nera del cristianesimo. Questo giorno vuole rendere onore a tutti coloro che agirono per riportare l'umanità fuori dall'orrore dell'assolutismo cristiano. Vogliamo ricordare gli antichi popoli che furono massacrati dai cristiani e le antiche religioni che furono vilipese, offese e denigrate dall'odio cristiano. Vogliamo ricordare tutti coloro che aiutarono le società civili ad uscire dall'assolutismo cristiano, coloro che vennero chiamati eretici, coloro che vennero chiamate streghe, coloro che vennero chiamati ribelli, e ringraziarli per aver messo la moneta della loro vita nel calderone della ricchezza umana. Li ricordiamo attraverso il fuoco della conoscenza che ardeva in loro, il fuoco della volontà che ardeva in loro, il fuoco della libertà che ardeva in loro. E ricordiamo questo fuoco antico per farlo ardere ancora attraverso noi, perché i pagani non avranno un futuro se non ricorderanno il passato. Il rito si tiene il 24 febbraio e il rito è abbastanza semplice, cioè ho voluto farlo nel modo più semplice e, modo più semplice che sia possibile, proprio perché il senso del rito non è altro che l'accensione del grande fuoco che viene preso dal piccolo fuoco che ogni uomo ha tenuto in serbo e nascosto dentro se stesso. E due inni che sono stati scritti in onore di questo rito. Il primo inno è il fuoco di Vesta. Naturalmente nelle successioni, cioè nei prossimi anni che faremo ancora il rito della memoria pagana, aggiungeremo probabilmente altri inni scritti da altre persone. L'importante è che questa volta facciamo questo, perché questo è l'inizio. Ricordo che siamo sempre in un inizio di un inizio che va sedimentando e va diventando sempre più complesso e sempre più vasto. Il primo inno è il fuoco di Vesta. Vesta è come la terra. Al di sotto di entrambe v'è il fuoco perenne. La terra e il fuoco simboleggiano infatti la propria dimora. Tu per Vesta non intendere altro che la viva fiamma. Vedi che dalla fiamma non è mai nato alcun corpo. Ma è il fuoco ad animare il corpo, passione e volontà che dal corpo nascono. Ma è il fuoco che riscalda quel crogiolo di vita che la terra diviene quando Giunone, sorella di Vesta, natura imponente, su di essa si stende e ne fa la sua sede. Vesta come la terra, il mio corpo sia questa terra. Vesta è il fuoco, il mio cuore arda di questo fuoco. Che io possa essere il mio focolare, la mia casa, il mio rifugio, riaccendendo giorno dopo giorno e mantenendola viva e scoppiettante, la Vesta che nel mio cuore risiede. Il fuoco di Vesta ardeva a Roma eternamente. Adesso bruci nel mio cuore ininterrottamente, là dove nessun Teodosio assassino arrivi mai a spegnerlo, finché la mia volontà ne sarà la legna e come Vesta si conservi per i sentieri della vita. L'altro inno invece è siamo qui per ricordare. Siamo qui per ricordare, siamo qui per onorare, siamo qui per fondare. Il fuoco fu spento sui sacri altari, dopo che fu spento il fuoco che alimentava il mito, e l'emozione abbandonò gli uomini. Tutto divenne forma, tutto divenne parola. L'illusione si impossessò dei sentimenti delle persone. Le loro orecchie divennero sorde, gli uomini divennero barbari e gli animali estranei. Tagete e Numa, Orfeo ed Omero divennero ombre indistinte, mentre terrori infernali uccisero le emozioni dell'uomo. Siamo qui per riaccendere il fuoco, siamo qui per uscire dai terrori, siamo qui per soffiare nuova vita nelle ombre che furono. Siamo qui per riascoltare il canto di Orfeo. Siamo qui per ricordare. Siamo qui per riascoltare le armi degli dèi sotto le mura di Ilio. Siamo qui per onorare. Siamo qui per riaccendere il fuoco di Numa e Tagete. Siamo qui per fondare. E questi sono i due inni che verranno letti durante il rito del giorno pagano della memoria. Naturalmente nessuno di noi può sapere che tempo farà sabato, e noi speriamo che il tempo sia buono e ci sia propizio per il rito.
Naturalmente, se il tempo non ci sarà propizio, il rito lo faremo lo stesso. Avremo qualche ombrella di più, qualche capaway di più, avremo un cambio di vestiti nella macchina se dovremo bagnarci troppo, però il rito lo faremo lo stesso, sperando che le fiamme si alzino comunque alte. E questo, dunque, l'appuntamento è per sabato 24 febbraio presso il Bosco Sacro di Jesolo. Arrivate il pomeriggio, tardo pomeriggio, grazie, e non più tardi delle 17, diciamo che 17:30, proprio l'ultimo minuto per arrivare. Dopodiché viene chiusa l'entrata, viene chiuso l'accesso al cortile e naturalmente saremo tutti quanti sull'altare a fare il rito. E questo dunque l'appuntamento è per sabato 24 febbraio. Bene, passiamo allora alla trasmissione, all'argomento di oggi. Se voi vi ricordate, l'ultima volta che sono rimasto da solo a fare la trasmissione del pomeriggio, che Francesco non poteva venire, vi ho parlato della morte. E vi ho parlato che solo la morte porta la felicità agli individui. Vi ho parlato della morte e la felicità umana. E vi ho detto che soltanto pensando alla morte come un momento felice è possibile scorgere la felicità nella vita quotidiana. E se non si scorge la felicità nella vita quotidiana, se le condizioni di vita sono tali per cui non c'è speranza, non c'è piacere, non c'è voglia di alzarsi la mattina per affrontare le contraddizioni della vita, l'ultimo piacere che resta è la morte. E molte persone fanno questo, cioè scelgono il suicidio. Fu la trasmissione che vi feci il 7 febbraio del 2007. Bene, voglio continuarla quella trasmissione oggi, ma ve la voglio continuare da un altro punto di vista, perché si sono manifestati dei casi che sono assolutamente atroci. Casi che sono diventati atroci e che, guarda caso, ci appaiono sul giornale Il Gazzettino trattati con una leggerezza e una superficialità che fa veramente venire i brividi. E prendo dal giornale Il Gazzettino del 20 febbraio 2007, cioè praticamente dell'altro ieri. Due episodi che apparentemente sembrano distinti. Allora, il primo episodio è quello di una ragazza che si è suicidata nel Bellunese e che si chiamava Isabella. Ebbene, ormai l'inchiesta sul suicidio di questa ragazza ha messo in luce che questa ragazza si è suicidata perché, spinta, fra virgolette, uso il termine, al suicidio da un gruppo di coetanei che la insultavano, che la svileggiavano, che la prendevano in giro in maniera sistematica, al punto tale da averla mandata via di testa. E sul Gazzettino del 18 febbraio 2002 troviamo: il paese si è ribellato agli aguzzini di Isabella. No, non è vero, è una menzogna. In realtà la popolazione, esasperata dal comportamento dei bulli, la deridevano con soprannomi offensivi. Non è vero che il paese sia ribellato. Al paese non gliene è fottuto niente. E i bulli hanno potuto fare quello che hanno voluto per massacrare la ragazza di derisioni, di offese, di prese in giro. Ed è un comportamento che nasce nella parrocchia. Nasce negli oratori. E vediamo un attimino cosa ci dice ancora.
sempre dal 18 febbraio, da San Vito, denunciate le azioni di un gruppo di bulli che perseguitava ed esasperava la ragazza. Una comunità sconvolta dalla notizia dei quattro giovani indagati per istigazione al suicidio della 17enne trovata morta il 30 settembre. Cioè praticamente il paese non aveva fatto altro, tutto il paese, non solo questi quattro bulli, perché è responsabile anche chi sa e chi non interviene o chi ritiene secondari certi atteggiamenti e certi comportamenti. Tutto il paese ha massacrato la ragazza e tutto il paese ha massacrato la ragazza rispetto agli insegnamenti che le persone hanno avuto in parrocchia, che le persone hanno avuto in oratorio. Ora, questa inchiesta su questa Isabella va avanti, verranno viste e valutate dal magistrato le posizioni di questi ragazzi, tra virgolette, verrà deciso cosa fare. Ma la cosa peggiore non è che sta Isabella sia ammazzata e basta, e c'erano quattro bulli, ma siamo all'interno di un insieme sociale che spinge i ragazzi ad ammazzarsi. Perché, torno a ripetere, nel giornale del 20 febbraio 2007 noi abbiamo, dopo il suicidio di Isabella avvenuto qualche mese fa, nei giorni scorsi un altro sedicenne bellunese si è tolto la vita lanciandosi da un ponte. Commenti shock da parte degli studenti bellunesi che vedono questo adolescente come un eroe, almeno lui ha trovato il coraggio di farlo. E quanto gli insegnanti riferiscono di aver sentito nelle classi. Ora, la situazione del bellunese, come la situazione che abbiamo qui nel Trevigiano, nel Padovano, nel Vicentino, è una situazione in cui i ragazzi sono spinti alla disperazione. E sono spinti alla disperazione perché i genitori praticano gli insegnamenti del pazzo di Nazareth e del macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè i genitori considerano i ragazzi semplicemente roba da allevare, bestiame da tirar su, e non forniscono ai ragazzi gli strumenti per affrontare la vita. Abbiamo una percentuale di ragazzi che si danno all'alcol che è altissima. Abbiamo una percentuale di ragazzi che si drogano che è altissima. E cosa significa questo? Significa che queste persone non sono in grado di far vibrare le loro emozioni, di sentire emozioni nelle cose quotidiane. Significa che i genitori non gli hanno insegnato, non gli hanno dato gli strumenti per veicolare le loro forme emotive, le loro tensioni nella vita quotidiana. Significa che i genitori se ne sono sbattuti altamente le palle di quelle bestie che avevano partorito in casa. E queste bestie vanno alla ricerca dell'unica felicità che hanno ammazzandosi. Effettivamente non appare strano che dopo altri ragazzi considerano questi degli eroi. Loro almeno hanno avuto il coraggio di suicidarsi e ci sono riusciti. Il disperato che si attacca alla bottiglia, il ragazzo disperato che si attacca alla bottiglia, si suicida lo stesso giorno dopo giorno, ma alimenta ulteriormente la sua disperazione e non può far altro che ammirare quello che si è buttato giù dal ponte. E questo è il risultato di questo sistema sociale, di un sistema sociale che è in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e dal pazzo di Nazareth. Sono crimini, crimini contro l'umanità. Vi rendete conto che nel bellunese in poco tempo 27 ragazzi si sono ammazzati? 27! E altri 18 ragazzi hanno tentato di ammazzarsi e non ci sono riusciti. Siamo 45 ragazzi. Quelli che sono morti in macchina sono meno di 20. La più alta forma di mortalità della gioventù del bellunese. Cioè qui c'è un sistema sociale marcio. Ma marcio fin dal profondo, ed è un sistema sociale marcio che prende il Trevigiano, che prende il Padovano, che prende il Vicentino, che prende tutte quelle zone dove l'unico concetto di vita, dove l'unico concetto attraverso il quale si affronta la vita è quello della bestia da allevare, che tanto ci pensa la scuola, tanto ci pensa l'asilo, tanto ci pensa l'altro.
È una cosa vergognosa, vergognosa, perché significa che i genitori, attraverso l'omissione della loro responsabilità e dei loro atti, spingono i loro figli al suicidio, oggettivamente e soggettivamente. Se noi non abbiamo la capacità di prenderci nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita, cosa diamo ai figli? Li facciamo vedere quanto siamo furbi noi, che come siamo al lavoro subito ci fregano. È una cosa vergognosa. Poi, oltretutto, cosa ti trovi sul Gazzettino? Ti trovi delle demenzialità come Alessandra Graziottin, che spara quattro cazzate una dopo l'altra nel tentativo di far bella figura, ma dei ragazzi non gliene frega niente. Anzi, ancora, allevateli meglio, fate spionaggio nei confronti dei ragazzi, siate attenti, spiateli, controllateli, non fornisci gli strumenti con cui affrontare la vita, fornisci gli strumenti con cui veicolare le tue passioni, fornisci gli strumenti per affrontare il tuo quotidiano, no, mettiti in ginocchio, ed è vergognoso, perché a quel punto e in queste condizioni effettivamente c'è una sola condizione a cui i ragazzi possono accedere e avere un minimo di felicità, ed è suicidarsi. Ebbene, questa condizione viene voluta, costruita dagli insegnamenti della Chiesa Cattolica. Naturalmente, cosa è successo? È successo che, anche se io scrivo una lettera al Gazzettino indignato per quello che lui ha scritto, a quelli del Gazzettino non gliene frega niente. A loro gli basta aiutare la Chiesa Cattolica a stuprare bambini e tutto il resto va bene. Per cui cosa ho fatto? Ne ho fatto una pagina web. Una pagina web dal titolo Terrorismo e incitamento al suicidio nel Bellunese, cause e complicità. Per capire le disfunzioni della società civile, che in alcune situazioni possono portare ad allarme sociale, è necessario comprendere la malattia, la mentalità sociale imposta dalla parrocchia. Dinamiche che spesso vengono definite infantili, ma che sono la riproposizione di modelli sociali definiti nei Vangeli e imposti dai cattolici in antitesi ai principi costituzionali. C'è un modello sociale che la Chiesa Cattolica impone ai bambini, un modello comportamentale che inciderà per il resto della loro vita. Gesù, il superuomo, e Giuda, l'obiettivo esterno che il superuomo deve distruggere. È un modello che viene imposto ai bambini quando viene indicato il discolo, il birichino, il bambino da correggere o da punire. Non si tratta di come avviene la punizione, si tratta del modello comportamentale. Un modello comportamentale sul quale veicolare e nel quale ricondurre tutti i comportamenti infantili. Quando il gruppo individua, attraverso il superuomo, la maestra, il bambino da punire o il discolo, questo viene separato dal gruppo ed usato dal gruppo come elemento di coesione del gruppo stesso. Il gruppo forge la propria coesione grazie all'esistenza di un soggetto che viene indicato come colui che deve essere perseguitato, il Giuda. Magari si tratta della bella ragazza che non si concede, magari si tratta del lavoratore che non accetta cose illegali, magari si tratta di una persona che non va in chiesa, magari è il rom di turno, il diverso, un portatore di handicap. La persecuzione, che può avvenire con le parole, con atti di bullismo, con scherzi che ne offendono la struttura intima della persona, ha lo scopo di umiliarlo, minandone la credibilità o menomando la sua azione sociale. Questo modello prevede che l'individuo perseguitato non abbia il diritto di replicare, non abbia credibilità e quando chiede giustizia o rispetto viene offeso e svileggiato. Già Morgan, in Images, nell'organizzazione del lavoro rilevava, ad esempio, nei suoi studi dedicati al comportamento di gruppo, Wilfred Bion ha dimostrato che i gruppi spesso regrediscono a modelli di comportamento infantili allo scopo di proteggersi nei confronti di aspetti spiacevoli del mondo reale. Quando un gruppo si trova ad essere completamente impegnato nel perseguimento di un compito,
le sue energie tendono ad essere impiegate ed orientate in modo da tenere il gruppo in contatto con una qualche realtà esterna. La realtà esterna è il Giuda, il diverso da perseguitare per un qualunque obiettivo fisico o psichico, la cui conseguenza è la costruzione della coesione del gruppo a discapito del malcapitato che subisce le offese senza essere in grado di avere giustizia. Ogni tentativo di richiesta di giustizia incontra istituzioni che lo ridicolizzano, sminuiscono la gravità del fatto subito, di fatto incitandolo al suicidio. Beh, alcuni fatti del genere ne abbiamo avuti un po' anche in giro per l'Italia ultimamente, no? Cioè la ragazza che va dai carabinieri a denunciare l'amante della madre che picchia la madre e i carabinieri che non gli danno più di tanto peso, significa aver spinto quella ragazza a farsi ammazzare da chi picchiava la madre. Cioè esistono degli atteggiamenti, no? Si denunciano delle vessazioni, spesso le donne fanno, denunciano degli atti di violenza, e a questi atti di violenza le istituzioni, carabinieri, polizia o quant'altro, tendono a sottovalutarli. È la persona che si lagna, è la persona che si lamenta, cioè l'imbecille di turno che viene a disturbare il loro buon lavoro, no? E così non interagiscono sulla gravità del fatto, e il fatto dopo continua, cioè la persona in pratica da un lato subisce tutta una serie di atti di terrorismo, e alla fine è l'ultimo atto di terrorismo in cui la ammazzano, la violentano e gli fanno le ultime cose. Cioè in pratica anche se la persona denuncia di essere vessata, cioè di subire degli atti di terrorismo, perché alla fine sono atti di terrorismo puro e semplice, questi atti di terrorismo vengono presi sotto gamba, non si dà molta importanza, in fondo è la persona che si lagna. Credo che l'ultima statistica dell'Istat è venuto fuori che lo scorso anno 74.000 donne sono state violentate, e quasi tutte le violenze sono avvenute nell'ambito familiare. È la famiglia che piace tanto a Ratzinger, no? Stuprare le donne a Ratzinger piace molto, il suo modello familiare. Ebbene, 74.000 reati contro la persona, cioè è una cosa enorme. Pensate, è una cifra veramente incredibile, e pochissimi di questi sono stati perseguiti. Molti di questi reati sono andati anche oltre, cioè hanno anche aggredito fisicamente la persona fino ad ucciderla, e hanno trovato le istituzioni assolutamente impotenti. Ed è estremamente una situazione grave, gravissima, una situazione di violenza diffusa nel territorio, dove chiaramente il concetto del Dio padrone è il concetto che è imposto dal cristianesimo e che domina quelli che sono i comportamenti delle persone. Tutte le persone si sentono Dio padrone, e si sentono padrone di qualcuno che non vuole strisciare davanti ai loro piedi, e allora menano, uccidono, massacrano, violenta. Perché non si mette in ginocchio davanti a lui, come lui è il Dio padrone? E questa patologia psichiatrica che è imposta mediante gli oratori, mediante le parrocchie, viene anche finanziata dalla regione proprio per violentare le donne. Ed è una cosa veramente spaventosa. Dice ancora Morgan in Images: quando l'istituzione dovesse mettere in crisi con un suo intervento le attività di gruppo, cioè quando intervengono i carabinieri, quando interviene la polizia su un fatto per cui un gruppo fa del bullismo rispetto a una persona, no? Dice: quando invece sorgono dei problemi che mettono in crisi gli stessi processi di gruppo, il gruppo tende a distrarre sempre più energie dalle attività radicate alla realizzazione dell'obiettivo, per usarle nel tentativo di difendersi nei confronti delle ansietà create dalla nuova situazione. In pratica dice: quando interviene la polizia e i carabinieri su un atto di bullismo, su un atto di vessazione, sia singolo sia di gruppo, la persona su cui i carabinieri intervengono, anche se il loro intervento non è radicale, non è decisivo, chiaramente crea in questa persona uno stato d'ansia che la costringe a deviare una parte delle sue energie. A volte magari radicalizza, però l'intervento delle forze dell'ordine su questo tipo di atti di fatto può preservare le persone vessate, le persone perseguitate, proprio da continuare questo tipo di azioni. Ed è il ruolo delle istituzioni, tutto sommato. In sostanza,
L'intervento istituzionale crea ansia nel gruppo che perseguita o svileggia il suo Giuda di turno e costringe il gruppo a diminuire la pressione sul malcapitato per difendersi dal controllo istituzionale. Appare evidente che se esiste un'attività del gruppo nei confronti del proprio Giuda di turno, esiste un'attività passiva ma altrettanto distruttiva nei confronti di quel Giuda di turno ad opera delle istituzioni che vogliono ignorare le persecuzioni cui quell'individuo è sottoposto. Le istituzioni dello Stato non sono impersonali, sono rappresentate da individui che hanno un nome e un cognome. Chi aggredisce il Giuda di turno omettendo gli atti del proprio ufficio non è l'istituzione in sé. L'istituzione, per regola, per norma, per costituzione, ha dei doveri, dunque di intervento. Chi non interviene sono gli individui che hanno un nome e un cognome e che determinano l'intervento o meno dell'istituzione stessa. Quegli individui che hanno un nome e un cognome sono sottoposti ad una gerarchia che, passando dai primi gradi superiori, continua per i nomi e i cognomi attuali degli individui del governo che hanno ereditato delle modalità di comportamento dei nomi e cognomi di chi ha occupato quei posti prima di loro, fino al capo dello Stato che, seppure in forma rappresentativa per la Costituzione, è il responsabile delle azioni e delle non azioni di ogni singolo individuo che appartiene alle istituzioni. Il capo dell'esercito italiano, per esempio, è il capo di Stato, è il Presidente della Repubblica, ma nessuno imputerà mai al Presidente della Repubblica una sconfitta in guerra. Comunque, al Presidente della Repubblica va imputata quella linea etica e morale che l'esercito deve seguire nel condurre una guerra, e questo per ogni altra istituzione. Vale per la magistratura, vale per chiunque. La passività istituzionale nei confronti della persecuzione del Giuda di turno non ne diminuisce le responsabilità o le colpe, semmai le aggrava rispetto a chi mette in atto delle azioni attive, persecutorie. L'aggravante alle istituzioni nel non intervenire è data dal fatto che l'istituzione non può non sapere che cosa stava accadendo e il significato di quanto stava accadendo. Cioè, l'istituzione non può non sapere cosa succede, non se lo può permettere, perché è inutile che alla Telecom facciano spioni dei telefonini e non sai che il ragazzo a scuola, che il ragazzo handicappato a scuola viene perseguitato dai bulli. Tu lo devi sapere questo, tu non te lo devi permettere. La legge non ammette l'ignoranza, va farneticando il magistrato irresponsabile di turno al fine di perseguitare chi non si può difendere o al fine di aggravarne le pene. Solo che lo stesso magistrato ha omesso di perseguire il reato quando questo avveniva sotto i suoi occhi e fatto da persone con le quali intratteneva magari direttamente o indirettamente dei rapporti personali. Come pensate sia avvenuta la devastazione del territorio di Marghera? Qual è la risposta del Giuda di turno? Va a casa, prende il coltello e ammazza i suoi persecutori. Oppure si mette d'accordo con qualcun altro e fonda le Brigate Rosse. Oppure subisce e si suicida. Scrive il giornale Il Gazzettino di domenica 18 febbraio 2007. Una comunità sconvolta dalla notizia di 4 giovani indagati per l'istigazione al suicidio della 17enne trovata morta il 30 settembre. Isabella, in paese, qualcuno sapeva. Da San Vito denunciate le azioni di un gruppo di bulli che perseguitava ed esasperava la ragazza. Belluno, nostra redazione. Non c'è chi ricorda, ora c'è chi ricorda, la deridevano, le avevano affibbiato un nomignolo cattivo. La gente racconta di battute, di frasi pesanti, colte in giro al passaggio di Isabella. San Vito si chiude a riccio, ma la tensione cova sotto un muro di silenzio. La notizia dell'indagine sui 4 ragazzi che trascorsero insieme alla ragazza 17enne l'ultima sera della sua vita e per i quali si ipotizza il reato di istigazione al suicidio, trapassa la Valboite come un fulmine e qualcuno accetta di parlare anche se con difficoltà. In effetti qui cominciavamo
ad essere esasperati da certi comportamenti. È la frase di un cittadino che chiede di restare anonimo. Anche se l'inchiesta sulla morte di Isabella si restringe a un gruppo di persone, in paese si respira un clima da tutti contro tutti. Ero sicuro che non sarebbe finito tutto lì, commenta il sindaco di San Vito di Cadore, Gianpietro De Vido. La notizia delle indagini sul suicidio di Isabella Pescara, avvenuto lo scorso 30 settembre. Sui ragazzi non dico niente, aggiunge Gianpietro De Vido, mentre per l'indagine devo ammettere che ero certo che non sarebbe finita lì, che qualcosa di nuovo sarebbe emerso, anche se mi aspettavo che venisse fuori dai tabulati telefonici, chiarendo se Isabella aveva avuto contatti con qualcuno, in particolare nelle sue ultime ore di vita. I carabinieri in effetti mi avevano assicurato che si sarebbero occupati a fondo della vicenda. Ora che sono stati messi dei punti fermi, qualcosa sono sicuro verrà fuori. Il sindaco non si spinge oltre. I ragazzi attualmente al centro dell'inchiesta hanno già avuto altri problemi con la giustizia. Le testimonianze raccolte dai carabinieri, sentendo una quarantina di persone, hanno confermato una serie di atteggiamenti e comportamenti che hanno portato ad ipotizzare un reato grave come l'istigazione al suicidio. A San Vito, paese di 1700 abitanti, dove il tasso dei suicidi è alto, così come in tutto il Bellunese, nel 2006 sono state 27 le persone che si sono tolte la vita e 18 quelle che hanno tentato di farlo, è evidente il bisogno di intervenire a livello sociale. Intanto la notizia dell'indagine ha riaperto drammaticamente la ferita della morte di Isabella. In mesi e mesi di interrogatori, la situazione ricostruita dai carabinieri ha permesso di ipotizzare il reato di istigazione al suicidio per i 4 giovani che erano con Isabella nell'ultima sera della sua vita. L'apertura di un fascicolo permetterà agli inquirenti di approfondire le indagini utilizzando intercettazioni telefoniche e consulenze tecniche con i mezzi della procura. Il reato ipotizzato è comunque estremamente difficile da provare, senza elementi concreti, lettere o sms. Non appare facile nemmeno dimostrare il collegamento fra il gesto di Isabella ed eventuali comportamenti che l'avrebbero spinta a commetterlo. Sarà la procura a esaminare gli elementi in proprio possesso al termine dell'indagine e a decidere se chiedere il processo o l'archiviazione del fascicolo. L'articolo è a firma di Simona Pacini. L'articolo è tratto dal Gazzettino del 18 febbraio 2007. I cronisti del TG3 regionale Veneto, l'ho visto io la sera, sono stati allontanati dal parroco quando sono andati a chiedere spiegazioni al parroco. Il parroco era probabilmente uno degli organizzatori della persecuzione di Isabella. Perché dico questo? Perché Isabella era quella che veniva da fuori. Era quella che nel paese veniva da Venezia, era quella che ha tentato di portare probabilmente delle idee nuove, e probabilmente l'organizzatore di tutta la diffamazione potrebbe essere benissimo il parroco. È per questo che ha cacciato i cronisti quando chiedevano spiegazioni. Suicidarsi è spesso una risposta data a gesti che spesso in fabbrica sono organizzati dai sindacati della CGIL e in particolare dalla FIOM, al fine di permettere a qualcuno di controllare i lavoratori al di là delle mansioni lavorative. Vengono etichettati come atti di bullismo, scherzi magari pesanti, e spesso comportano decine di morti sui posti di lavoro che istituzioni solerti fanno passare per incidenti di lavoro. L'impossibilità di adattamento e sopportazione di questa attività persecutoria porta le persone al suicidio. Le istituzioni hanno messo in atto atti di terrorismo nei confronti dei cittadini, ammazzando solo nel Bellunese 27 persone, e in altri 18 casi queste persone non ci sono riuscite. Non si è abituati nella società civile imposta dal cristianesimo a pretendere che le persone facciano bene il loro lavoro. I nomi e cognomi che occupano il ruolo delle istituzioni deridono chi denuncia il fatto, oppure lo liquidano con un sorrisetto. Lui ha il potere, lui ha la pistola. Poi sono pronte a mettersi sull'attenti quando un altro nome e cognome che fa parte delle istituzioni chiede loro la stessa cosa. Improvvisamente i fascicoli spariti riappaiono. È con questa tecnica che in Italia si ricorda l'armadio della vergogna, quell'armadio in cui erano nascosti i fascicoli delle stragi naziste in Italia.
questi bifolchi cosa vogliono? Cosa pretendono? Che noi processiamo il grande esercito di Hitler? Nascondere, nascondere, dicevano i De Gasperi, i Fanfani, gli Andreotti, i Moro, i Berlinguer, i Nenni e tutti coloro che avevano quelle responsabilità istituzionali. È il terrorismo delle istituzioni che rompe il patto costituzionale muovendo terrorismo nei confronti delle persone, della società civile. Il terrorismo che ha i suoi modelli nelle parrocchie, negli oratori, foraggiati da soldi che vengono dati loro in violazione del patto costituzionale al fine di alimentare il terrorismo nella società italiana. 27 persone sono state ammazzate nel Bellunese per il comportamento degli organi istituzionali. Quante in tutta Italia? E gli organi istituzionali non vedono, mentre gli organi locali spargono disinformazione al solo fine di garantire l'impunità ai criminali che devastano la società civile. Sono sintomatici gli articoli pubblicati dal giornale Il Gazzettino del 20 febbraio 2007, dove da un lato si danno notizia sulla drammaticità della situazione sociale fra i giovani del Bellunese e nella stessa pagina si offendono le persone che per disperazione si suicidano, pubblicando le interpretazioni a dir poco dementi in un commento di Alessandra Graziottin. Da un lato, nell'articolo dal titolo "I compagni giustificano il ragazzo suicida, almeno lui ce l'ha fatta", a firma di Tiziano Graziottin, si afferma: "Lui ce l'ha fatta è stata la considerazione shock con cui più di qualche ragazzo ha reagito alle sollecitazioni dei docenti. E non si tratta purtroppo di riflessioni isolate o estreme, come si potrebbe illusoriamente pensare. Da me è venuto un ragazzo, spiega un professore del liceo scientifico cittadino, che mi ha fatto un discorso angosciante parlandomi dello studente suicida come di un eroe. Ho tentato di farlo riflettere sull'assurdità di queste parole, ma devo ammettere che ero così sconvolto da non riuscire nemmeno a ragionarci bene sopra. È stato un pugno nello stomaco e quando ho parlato con dei colleghi quasi per sfogarmi a mia volta e per confidare tutta la mia amarezza, ho avuto la seconda sorpresa. Mi è stato detto che analogo discorso è stato fatto da altri ragazzi anche in classe. E conoscendo le dinamiche degli adolescenti, è legittimo pensare che se gli studenti trovano il coraggio di buttare fuori il rospo parlandone con i professori, vuol dire che all'interno del gruppo di amici sull'argomento si è già parlato parecchio. E ancora, una conferma che queste riflessioni shock rischiano di essere considerazione diffusa fra gli under 18 arriva anche da un altro istituto cittadino, le magistrali Renier, dove mercoledì scorso in ogni aula si è osservato un minuto di silenzio in ricordo del sedicenne scomparso. Nei dibattiti in classe sulla questione promossi su espressa richiesta agli insegnanti del dirigente scolastico Aldo Tonet, più di qualche ragazzo se ne è uscito con la drammatica considerazione: lui ha avuto palle, lui ha trovato la forza di farlo. In effetti è così, commenta Tonet. Durante un confronto in classe, un'alunna ha gelato l'insegnante dicendo che ci aveva pensato anche lei e che ammirava il ragazzo suicidatosi proprio per avere il suo coraggio. Un tentativo dunque di disarticolare e distruggere la società civile, messa in atto dai cattolici, al fine di assicurarsi il dominio sui ragazzi, un dominio a cui i ragazzi rispondono con il suicidio dal momento che non vengono forniti loro strumenti per opporsi. Un dominio che la Chiesa Cattolica, con l'aiuto del Gazzettino, sta tentando di riaffermare nel più feroce atto di terrorismo che si sia mai visto nella regione Veneto. Da un lato si mobilitano le organizzazioni terroristiche cattoliche, le quali devono sottomettere i ragazzi e le loro aspettative alla volontà di un Dio assassino di cui loro sono espressione. Questi criminali, anziché fornire ai ragazzi gli strumenti attraverso i quali affrontare in maniera coerente la loro vita e le contraddizioni che la società riserva loro, vogliono, come hanno sempre fatto, a domesticarli come bestiame e costringere in ginocchio davanti ad un pazzo crocifisso, come se questa azione non fosse l'azione che genera suicidi a raffica.
Ed ecco i criminali agire per distruggere la società civile. Dallo stesso articolo si legge: l'appello dei ragazzi che anche a nome di tanti amici sul Gazzettino di domenica hanno firmato una sorta di manifesto per affrontare il tema del disagio non è caduto nel vuoto. Al giornale stanno arrivando lettere e messaggi con riflessioni, commenti, proposte. C'è soprattutto la volontà di abbattere la cortina di silenzio che ha circondato finora troppe vicende, come quella del sedicenne liceale di Belluno. Un insegnante di religione, Carlo Argenti, del liceo Dal Piaz di Feltre, ci ha fatto sapere che discuterà di questi temi in classe. Mi sembra che un modo per aderire all'appello dei ragazzi sia anche quello di parlarne a scuola. E a consolare i lettori della mattanza che sta mettendo in atto contro i ragazzi indifesi, ecco Alessandra Graziottin, farneticante come un demente, nelle stesse pagine del Gazzettino. Ha avuto il coraggio a uccidersi, è stato grande. Queste parole espresse da coetanei di ragazzi suicidi ci fanno riflettere, contengono ammirazione, quasi un'idealizzazione, come se uccidersi fosse un gesto eroico. Ciò che questo individuo non è in grado di vedere, questa Graziottin non è in grado di vedere nella follia del suo Dio padrone, è che effettivamente la scelta del suicidio in quelle condizioni è un atto eroico. I ragazzi in questo modo dicono al Dio padrone dei cristiani: hai distrutto la mia vita, ma non ti permetto di usare quella distruzione per far del male ad altre persone. Lo stupro del crocifisso mi ha impedito di essere attrezzato per affrontare la vita, ma io mi sottraggo, mi uccido e tu non ne trarrai vantaggio. È un comportamento eroico di specie. Lo stesso input fu messo in atto dagli amerindi, dagli indios, quando i cristiani vollero trasformarli in schiavi, piuttosto si lasciavano morire. E per aver schiavi cristiani dovettero importare bestiame umano dall'Africa. Questa demente, sta Graziottin, afferma: ci dicono queste frasi di ammirazione che manca un senso reale della morte, come se uccidersi fosse una delle tante opzioni possibili, anzi una soluzione rapida che si toglie e per sempre ogni pensiero. È una tragica banalizzazione della morte, come se lanciarsi da un ponte o spararsi fosse un gesto replicabile, come una fiction, in un videogioco, in un cartoon. Ci dicono allo stesso tempo che manca un senso spirituale e insieme avvincente della vita, come esperienza difficile, sì, specie negli anni confusi dell'adolescenza, ma anche esaltante. A lei, a questa Graziottin, piace ammazzare le persone al punto tale che non scorge la profonda spiritualità che c'è nel gesto di suicidio che lei e quelli come lei hanno indotto costruendo la disperazione dei ragazzi, della vita fra i ragazzi. La morte è l'unica felicità che resta a questi ragazzi, date le azioni di addomesticamento messe in atto dall'organizzazione criminale cattolica. Ci sono altre risposte oltre il suicidio: imbottirsi di eroina, sparare a tutti. Ma l'eroina di massa o il genocidio non appartiene alla cultura del bellunese. Preferiscono veicolare la loro disperazione nel suicidio. Da qui l'ammirazione di questi ragazzi per chi ce l'ha fatta. Lui è giunto alla felicità, noi non abbiamo gli strumenti per trasformare il dolore della vita in piacere di vivere. Afferma la Graziottin: manca la fiducia e un domani che non vale la pena di vivere. Uccidersi allora sventare il futuro, eliminando per sempre una minaccia di infelicità che sembra più tenebrosa della morte. Per i ragazzi quel futuro non sorride. La scuola è un parcheggio che non prepara la vita, la casa un albergo in cui ognuno si fa i fatti suoi. Il gruppo di amici è un insieme di solitudini che non consolano il dolore di vivere più profondo. Si dimentica solo di aver spacciato fede come se fosse una dose di eroina. Nel spacciare fede ha privato i ragazzi degli strumenti con cui affrontare il loro futuro. Sono stati trasformati in bestiame da allevamento, costretti in ginocchio davanti a un crocifisso e angosciati per affrontare un futuro di cui non hanno strumenti sufficienti per farlo. Ai cattolici serve bestiame da allevamento, alla società civile servono uomini consapevoli. Le contraddizioni emergono ed esplodono. Il suicidio è uno dei modi attraverso i quali si esprimono le contraddizioni. E quali sono le conclusioni della Graziottin? Allevare meglio il bestiame, essere attenti che il bestiame si comporti correttamente, agire per cogliere ogni segnale manifestato dal bestiame. Dice infatti: se un figlio, un allievo, un amico mostra questa ammirazione per l'amico suicida, che cosa posso fare? Ascoltare, soprattutto con il cuore, per sentirsi bene, per sentire bene quali buchi neri
lo o la attraggono come sirene su un pensiero suicida. Osservare come stia davvero il ragazzo o la ragazza che mi sta a cuore, come va a scuola, se studi volentieri o no, quanto dorma, se abbia orari regolari o una vita disordinata, se beva o non possa far uso o passa a far uso di droghe, che amici frequenti, se in casa parli volentieri o sia silenzioso o chiuso o aggressivo o irritabile, se abbia un amico o un'amica veri, se parli con entusiasmo o no, di che cosa farà da grande, se pratichi uno sport, un hobby che lo entusiasmi, se si proietti verso un futuro o no, se sia disperato nel senso profondo di aver perso ogni speranza in un futuro migliore. Quasi di regola questi adolescenti a rischio si vivono come falliti, il loro orizzonte di vita si è già ristretto molto prima dell'ultimo gesto, sta a noi capirlo prima dell'ultimo passo. Devi essere attento al bestiame, disse la Graziottin, ascolta il bestiame, spia il bestiame, osserva il bestiame, controlla se il bestiame dorme, se mangia, se sta bene con l'altro bestiame. L'unica cosa che la Graziottin non dice è che esiste un comportamento diverso dall'atteggiarsi con le persone come se fossero del bestiame. Osservate, chiudete i ragazzi in gabbia, trasformatevi in 007, otterrete solo bestiame che agonia a mettere fine al proprio stato. Anziché stuprare ragazzi costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e a un povero deficiente in croce, fornite loro gli strumenti per affrontare la vita. Fate piazza pulita dell'indecente morale e moralismo cattolico. Portate i vostri figli a vedere e a vivere i vostri errori, le vostre mancanze, i vostri sforzi con cui affrontate la vita. Calateli nei problemi della vostra esistenza e non separate i ragazzi dalla vita. Non chiudeteli negli oratori dove un prete pedofilo li violenta sia nel corpo o qui nella psiche. Alimentate le loro tensioni, fate in modo che non siano distruttive, ma incitateli a manifestarle e ad esprimersi. E quando decidono di salire le montagne, vero simboliche della vita, non pregate di speranza, ma mettete nel loro zaino chiodi e piccozze reali o simboliche che siano, e provvedete a trasformare in loro l'esperienza delle sconfitte che avete avuto nella vostra vita, l'esperienza delle vostre aspirazioni deluse, l'esperienza dei vostri fallimenti, e non atteggiatevi a tanti padroni adulti onnipotenti, fate loro vedere il fallito, la schiappa dentro di voi. Solo così potrete dare ai vostri figli il coraggio di fare meglio nella loro vita e raccogliere il piacere dalle piccole e grandi cose che incontreranno. Spiegate loro quante volte siete scivolati nel tentativo di scalare una montagna di vostre speranze e raccontate loro perché siete scivolati. E quando qualcuno tenta di immobilizzare vostro figlio, di ridicolizzarlo, di offenderlo, insegnategli a tirare di destro, perché la vita non vi regala nulla e i cattolici sono sempre pronti a trasformare i vostri figli in bestiame d'allevamento con l'uso di complici che deturpano le istituzioni, insegnanti di religione, giornalisti del Gazzettino o personaggi come la Graziottin. E quando i vostri figli si getteranno da un ponte, guardate voi stessi, ogni volta che vi siete ritirati dalla vita, dalle competizioni, dagli affanni, avete accumulato disperazione sulle spalle di vostro figlio. Ad ogni accadimento al quale siete stati indifferenti avete ucciso un pezzo di vostro figlio. Hanno ragione quei ragazzi, come ha ragione Isabella. Nelle condizioni atroci, nelle condizioni in cui li avete costretti a vivere, loro, suicidandosi, si sono comportati da eroi. Sono gli adulti, il Gazzettino, le istituzioni, i cattolici, allevatori di bestiame, che sono infami, incapaci di affrontare la loro esistenza senza far del male alle persone e alla società civile, vogliono ridurre tutti alla disperazione, alla dimensione, e i ragazzi non possono, che come possono, si ribellano. Chi avrebbe dovuto fornire loro gli strumenti adeguati per affrontare la loro vita non solo è scappato come un topo di fogna dalle sue responsabilità, ma ha danneggiato sfruttando il suo potere sociale chi avrebbe potuto fornire mezzi e strumenti a quei ragazzi. Nel Bellunese ci sono stati 27 suicidi, un genocidio, e le istituzioni non solo stanno a guardare, ma aiutano i cattolici a continuare nella loro attività assassina. Marghera, 21 febbraio 2007. Questo pezzo l'ho caricato ieri in internet, dopo averlo scritto. Ed è un pezzo che è ricolmo di rabbia. È ricolmo di rabbia per tante vite che sono state spezzate
così, quasi qualcuno si divertisse a sputare sulle persone che danno l'assalto al cielo. Gli adulti spesso si sono dimenticati cosa significa essere ragazzi. Hanno ucciso le loro passioni giorno dopo giorno. Oh, esaltano il macellaio di Sodoma e Gomorra. Quanto è figo quello ad ammazzare la gente. Ma non sono in grado di affrontare in maniera consapevole la loro esistenza. Sono pecore, spesso, che corrono dietro ad ogni suono di campana, sia a destra che a sinistra. L'importante è avere una maniglia che ti dia sicurezza negli ultimi istanti della tua vita. L'importante è avere un capo, l'importante è avere un Dio, l'importante è avere un padrone. E nel far questo uccidono i loro figli. E il problema grosso è che gli adulti, facendo questo, partono dai loro adattamenti, cioè dalla loro storia, da ciò che loro hanno costruito dentro di loro in tutti questi anni. Ma si dimenticano che l'irrequietezza di giovani è data da un cervello che sta crescendo. E se l'adulto non è in grado di veicolare, di condurre quelle che sono le irrequietezze dei giovani, di dargli delle vie di fuga, di dargli delle espressioni nella vita quotidiana, significa che le sta uccidendo. E quando quelle irrequietezze vengono uccise, vengono domate, perché bisogna condurre la persona all'obbedienza, si prepara la persona a riempirsi di alcol, si prepara la persona a riempirsi di droga, si prepara la persona a suicidarsi. Quando per esempio la Repubblica del 19 ottobre 2006 dice: sempre più adulti, ecco i nuovi adolescenti, e nello stesso tempo dice: indecisi a tutto, ecco i nuovi trentenni. Ma cosa significa questo? Che a 30 anni sono indecisi a tutti. Ma con gli input che ha la società attuale, con gli input, con i fenomeni che i ragazzi ricevono, anche se sono nei piccoli paesi bolognesi, nella società attuale, hanno una visione tripla del mondo che non quando noi eravamo ragazzi. Per cui da un lato significa che quei ragazzi hanno una percezione del mondo tripla della nostra, e dall'altro lato subiscono da noi una tale violenza che non sono capaci di essere indipendenti nemmeno a 30 anni. Dice la Repubblica, lunedì del 10 aprile 2006, indecisi a tutto, ecco i nuovi trentenni. Troppe informazioni, niente scelte, ritratto di una generazione in panne. 40 anni, la nuova età da marito. Noi veramente stiamo andando incontro a una situazione che è spaventosa. Addirittura si registrano fenomeni come sulla Repubblica del 23 ottobre 2006, quando i padri hanno paura dei figli. Cioè, in pratica, ormai se i genitori lasciano, cioè non sono in grado di interagire coi figli, ormai perdono assolutamente il controllo dei figli, proprio perché la quantità di informazioni, la quantità di capacità di agire che hanno nella società civile è estremamente alta. Però noi ci troviamo in una società civile dove non permette loro di agire, cioè cerca di ingabbiare in tutti i modi possibili e immaginabili i loro comportamenti. Ingabbiare i comportamenti dei ragazzi significa creare tutta una serie di fobie, tutta una serie di incapacità di affrontare la vita reale. D'altronde, ve l'ho già spiegato quando ho fatto la percezione, il cervello diventa adulto a 25 anni, per cui figuratevi quale carico di trasformazioni soggettive ci sono in un adolescente, per cui anche la capacità di percepire il mondo in modo estremamente più ampia. Se voi pensate, vi relazionate con un adolescente come se fosse una bestia, è chiaro che avete delle reazioni di sfogo. Marcuse, quando scrisse il libro
Eros e Thanatos. E lui parla di un adolescente che riusciva a provare sensazioni soltanto buttando sassi su un tetto e facendosi colpire in testa, cioè li faceva rotolare giù e poi li prendeva con la testa, cioè praticamente aveva ucciso la sua capacità emozionale. Bene, quando si uccide la capacità emozionale di una persona, è facile che quella persona si riempi di alcol, si riempi di droga, cerchi sensazioni sempre più estreme per avere delle emozioni. E questo è un procedimento che la psicologia conosce benissimo, ma si tratta di trasferire questo all'interno della società civile. Finché ci saranno preti, finché ci sarà una società civile cattolica che esigerà la sottomissione, che esigerà che le persone si mettano in ginocchio, finché i genitori sapranno soltanto il metodo di mettere in ginocchio i loro figli per averne il controllo, conosceranno il metodo del macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè il metodo della violenza: o fai quello che voglio io o ti ammazzo, o fai quello che voglio io o ti bastono, o fai quello che voglio io ti ricatto o non ti riconosco. Cioè, finché conoscono solo questo tipo, o espresso in maniera violenza o espresso anche in maniera di disinteresse, cioè a un certo punto genitori e figli non si parlano neanche più, ognuno si fa gli affaracci suoi, ma questo disinteresse è un atto altrettanto violento dell'altro, che consiste nell'uccidere quelle che sono le capacità espressive del ragazzo. È l'adulto che è scappato come un topo di fogna, ma da vigliacco, boh, non ha neanche parole sufficienti per definire la sua fuga, nel senso che lui al figlio che ha avuto non gli ha dato se stesso, cioè non gli ha trasmesso al figlio il suo patrimonio di esperienze, il suo patrimonio di vita, le cose che ha messo dentro. E spesso l'adulto non fa questo perché ha paura, dice: come, io dico a mio figlio i miei fallimenti, io dico a mio figlio che sono un fallito, io dico a mio figlio che sono qua a fare lo stradino, sono qua a lavorare in fabbrica quando avrei voluto fare l'ingegnere. Mica dico a mio figlio che sono stato sorpreso a rubare e mi sono fatto 3 anni di galera. Io gli devo dire a mio figlio queste cose. Sì, gli devi dire. Non solo gli devi dire, ma gli devi anche spiegare perché. Devi analizzare quello che ti è successo. E se la vita ti mette i piedi in testa, non è che tu devi dire sì buona, devi dire la vita mi ha messo i piedi in testa, devi dire ho tentato ma ho fallito, devi dire non avevo gli strumenti per farlo, devi dire non sapevo niente, cioè devi dire i fallimenti che l'adulto deve avere, perché solo così il ragazzo prende sicurezza. Se l'adulto è il finito, se l'adulto è colui che è riuscito nella vita, ormai sono arrivato alla pensione, guarda, mica l'ho fatta, mi sono arrivato alla pensione, mi dite sì una merda, chissà che se te riuscirei ad avere la pensione, mi invece sono arrivato in pensione. Cioè, se questo è l'atteggiamento, si crea insicurezza, si crea incapacità, si crea anche nel ragazzo l'ansia che quando la vita ti dice un no, rischia di essere, non è la fine del mondo. Se la vita ti dice un no, se la ragazza che ti piace ti manda a quel paese, non è che muore il mondo. E invece sono disarmati anche ad affrontare questo. Si sentono dei falliti. E questa sensazione di fallimento gliela dà la parrocchia, gliela dà il prete. E gliela danno quei genitori che hanno preso dei preti che riproducono quel modello sul ragazzo. E alla fine cosa abbiamo? Abbiamo una società malata. Abbiamo una società di gente insicura. Dopodiché ti arriva l'extracomunitario. I 50 extracomunitari che sono sopravvissuti dei 1000 che sono partiti, e c'hanno 2 palle tante, che ogni volta che gli dici no, loro si mettono il sacco sulle spalle e vanno avanti, e tuo figlio perde il suo posto nella società, e questo grazie a te. Vabbè, la stregoneria, l'arte di affrontare la vita, non gliene fotte nessuno.
049 700 700 e 049 700 838. L'importante è aver bestiame da allevare.